Ascolti TV sabato 1 aprile, chi ha vinto tra Di Maria De Filippi e il cantante mascherato? Non c'è gara per il talent show di Maria De Filippi, Amici resta il programma più guardato del sabato sera nelle ultime tre settimane. Nonostante il lievissimo calo rispetto alla scorsa settimana, il serale del programma vince la sfida degli ascolti TV contro il cantante mascherato, a sintonizzarsi su Canale 5 oltre 3 milioni di spettatori con il 26,2% di share. Per Milly Carlucci è difficile raggiungere Maria De Filippi con la nuova edizione del cantante mascherato. Dopo i tiepidi risultati delle prime due settimane, si posiziona comunque al secondo posto nella sfida ascolti TV. Ma continua a registrare lievissimi cali. Ieri, sabato 1 aprile, ha raccolto davanti al video 2.025.000 spettatori pari al 16,8% di share con le diverse esibizioni e la scoperta di Mal sotto la maschera dell'ippopotamo. Lo show di Maria De Filippi, Amici, che ha visto come quinto eliminato Samu Segreto, ha totalizzato 3.831.000 spettatori con uno share del 26,2%. La scorsa settimana doppiò lo show di Rai 1 con 4 milioni di spettatori. Vediamo ora cosa è accaduto sulle altre reti. In onda su Rai 2 con FBI è interessato 1.052.000 spettatori pari al 5,6% e FBI International 885.000 spettatori con il 5,2% di share. Italia 1 con il film Il cacciatore di giganti ha intrattenuto 912.000 spettatori con uno share del 5,3%. Su Rai 3 Caccia all'uomo Cesare Battisti, Una vita in fuga ha totalizzato 484.000 telespettatori con il 2,9%. Su Rete 4 Banana Joe ha raggiunto 881.000 spettatori pari al 5,1%, mentre la 7, con Eden un pianeta da salvare, ha registrato 504.000 spettatori con il 3,2%. TV8 con 4 Hotel ha guadagnato 277.000 spettatori, 1,5%, e il canale 9 con Giù la testa è stato seguito da 150.000 spettatori, 1%.